Bene, bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di mobilità professionale del personale docente. Ci sono delle novità importanti. Qualche giorno fa, il 19 ottobre, si sono riuniti i sindacati presso il Ministero a seguito di una importante sentenza del Tribunale di Roma che ha di fatto messo in dubbio il contratto sulla mobilità sottoscritto alcuni mesi fa da un solo sindacato, dalla CISL Scuola. Altri sindacati hanno impugnato quel documento e adesso, insomma, si è avuto riscontro di tale ricorso, e ne parliamo con Alessandro Rapezzi, segretario generale della FLC-CGIL. Buongiorno Rapezzi. Salve, ciao Alessandro, buongiorno. Non ancora generale, solo segretario. Bene, bene, bene. Allora, Rapezzi, io so che voi avete come CGIL, insomma, avuto ragione su questa vertenza. Vogliamo riassumere innanzitutto quella che è un po' la cronostoria di questa situazione e soprattutto capire quali saranno le conseguenze dell'applicazione di questa sentenza, perché di fatto voi adesso vi accingete a modificare il contratto nazionale che regola la mobilità e che avrebbe dovuto appunto anche farlo nei prossimi 2 anni. Rapezzi, una sintesi un po' facciamo un po' il punto della situazione, prego. Allora, intanto il Tribunale ha imposto di riaprire la trattativa, non ha dichiarato illegittimo il contratto, ma ha condannato l'amministrazione per comportamento antisindacale, ritenendo che la trattativa di gennaio non fosse stata esaustiva per tutte le organizzazioni rappresentative, ritenendo quindi che la firma, la sottoscrizione di un solo sindacato non abbia permesso l'espressione della rappresentanza dei sindacati, e quindi, accogliendo il nostro ricorso, ha imposto all'amministrazione la riapertura del contratto. Questo è importante perché di questo si tratta, insomma. Certo, Quindi, vabbè, possiamo innanzitutto tranquillizzare tutti le migliaia, decine di migliaia di insegnanti che hanno usufruito dell'accordo e che quindi in particolare dell'assegnazione provvisoria dell'utilizzazione per l'anno in corso, che non ci saranno modifiche sulla loro destinazione attuale. allora, tranquillizziamo tutti, come è giusto che sia, le operazioni effettuate che regolano questo anno scolastico sono tutte salvaguardate, tant'è che il testo che ci è stato proposto parla del prossimo biennio, che potrà essere un anno, potrà essere 3 anni, poi vediamo, la discussione è appena iniziata, vediamo come andrà, ma le operazioni di questo anno, quindi la mobilità annuale, che sono le operazioni che riguardano questo contratto, e le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, invece, riguardano la mobilità annuale, che è un altro contratto, sono tutte salvaguardate. Accanto a questa vicenda del contratto e della sentenza, però, sono intervenute modifiche normative. Tant'è che lo vorrei ricordare a chi ci ascolta: tra la sottoscrizione del contratto sulla mobilità e la mobilità annuale, quella l'assegnazione provvisoria e utilizzazioni, c'è stata un'intesa col Ministero che ha visto la sottoscrizione di tutti i sindacati esattamente sulla mobilità annuale. Perché c'è stata un'intesa? Perché diciamo, la situazione normativa che regola i vincoli è cambiata, quindi noi abbiamo avuto la modifica dell'articolo 399 del testo unico combinata con l'approvazione del disegno di legge, decreto legge, scusate, 36, quello sulla formazione iniziale e sulla formazione in servizio, quello, diciamo, chiamato Ministro poi Bianchi, dopo per modificato. intenderci, Esatto. parliamo di qualche settimana fa. Il combinato disposto di questi due interventi normativi produce un quadro differente, dove Però in pratica in mezzo c'è anche il decreto, la legge, scusate, 159 del 2019, che impone in qualche modo il vincolo quinquennale, poi diventato triennale. Ecco, questo per completare un po' il panorama. Prego, prego. Però cosa succede? C'è un decreto successivo della primavera, quello il decreto Ucraina, cosiddetto, ora Sì.
Fugge il numero che ha cambiato ulteriormente quello che citavi tu, Alessandro, lo ha modificato, in pratica ha cancellato i vincoli. Poi lasciamo perdere qui dove stava lo spirito o la volontà del legislatore. Io so solamente che il legislatore in questi anni ha pensato di affrontare il tema della continuità didattica introducendo i vincoli. Quando guarda Alessandro, c'è un sistema solo per salvaguardare la continuità didattica, garantire l'assunzione di tutti i precari. Cioè noi abbiamo bisogno di stabilizzare gli organici. Se io levo i 200.000 precari, ho risolto il problema della continuità didattica e il problema della mobilità. Invece si agisce con rigore su questa storia dei vincoli, con rigore sui concorsi e vediamo come sono andati. Ma Sembra, torniamo piccola a... parentesi, sembra che proprio stamattina c'è stata una riunione proprio sulle immissioni ruolo e si è decretato ufficialmente che all'incirca la metà delle immissioni ruolo dei docenti anche quest'anno sono andate di fatto sfumate per i motivi noti di cui parlavamo. Sappiamo chiusura sulle GPS su cattedra comune, niente immissioni ruolo per i docenti di sostegno, neanche se abilitati dopo 36 mesi. E quindi si è puntato su dei concorsi che di fatto non hanno altro fatto che rallentare la macchina amministrativa. Chiudiamo la parentesi, però, Rapezzi, su questo, se vuoi fare un commento, prego. No, sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, tieni conto che le 100.000 circa assunzioni autorizzate quest'anno, la metà erano quelle avanzate dello scorso anno. Quindi, noi ci portiamo dietro questo fardello, per cui riproduciamo da 5-6 anni sistematicamente questo problema sul precariato. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari per dare una risposta emergenziale a questa situazione. Dopodiché potremmo entrare in una situazione ordinaria, figuriamoci se noi non siamo contrari al concorso pubblico fatto in una certa maniera, è fondamentale, però noi siamo in una situazione straordinaria che non si affronta con strumenti ordinari, ci vuole provvedimenti straordinari. Ma Bene, vedremo. torniamo ai vincoli sulla mobilità. Allora, dicevo quindi, sono cambiati queste le norme, quindi hanno cancellato i vincoli per tutti coloro, diciamo, che sono in servizio al 31 agosto 2022. Ma il DL36 introduce i vincoli per tutti coloro che saranno assunti dal 1 settembre 2022. Queste sono le norme. Ora, che cosa succede? Per effetto della sentenza, per effetto finalmente di un approccio ragionevole dell'amministrazione, abbiamo avviato la trattativa con l'amministrazione e quindi è cominciato un confronto vero che analizzerà pezzo pezzo il contratto, individuando prima il campo di applicazione, quindi i destinatari di questi provvedimenti. E, come dire, in base alle norme vedremo la discussione che faremo con l'amministrazione. Ad esempio, pensiamo che queste procedure di legge coinvolgano solamente quelli che saranno assunti con le nuove modalità di reclutamento. Perché così dice l'articolo 13, insomma, del DL36 al comma 5, non essendoci più i vincoli precedentemente previsti. Stiamo discutendo sul testo, nelle prossime settimane abbiamo un calendario di incontri programmato per il prossimo mese. I tempi sono distesi, ricordo che l'anno Quindi, scorso prego, prego. L'anno scorso c'era un abbiamo muro avviato contro muro in questo periodo. muro contro muro. Abbiamo la contrattazione alla fine di novembre, noi secondo noi l'abbiamo bloccata perché c'era lo sciopero del 10 dicembre, quindi lo stato d'agitazione per chiedere risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto, poi casomai entriamo su questa partita del rinnovo del Diciamo contratto. sicuramente due parole. Quindi oggi siamo al 19 ottobre, abbiamo già avviato la trattativa, abbiamo condiviso con l'amministrazione, uno, che abbiamo tempi distesi. Abbiamo quindi un mese, 2 mesi per discutere del contratto. Due, abbiamo condiviso il metodo. Prendiamo il testo che ci è stato proposto, lo analizziamo pezzo pezzo e individuiamo i punti di caduta. Tre, poi dovremmo decidere, tre, una cosa importante, se il contratto nazionale, perché attenzione, a differenza dell'anno scorso, noi stiamo discutendo del contratto nazionale, quindi il contratto sulla mobilità è un contratto integrativo
che deriva dalle indicazioni che il contratto nazionale potrà dare. Quindi, se il contratto nazionale darà delle indicazioni, riapriremo la contrattazione su questo, anche sulla mobilità. Quindi l'amministrazione è d'accordo, valuteremo dove interverranno eventualmente le novità, se nella mobilità del prossimo anno o su quella successiva. In base a questi ragionamenti decideremo se il nuovo contratto sarà un contratto biennale, annuale, triennale, come secondo noi dovrebbe essere. Okay. Ecco, Due osservazioni. Le modifiche, tu hai detto, potrebbero già intervenire il prossimo anno, quindi attualmente su coloro che hanno preso il ruolo circa un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, non si dovrebbe applicare il vincolo. no. Secondo noi no, nella maniera più assoluta, ma le, diciamo, gli eventuali vincoli che dovessero rimanere, noi chiaramente tutte le organizzazioni sindacali siamo contro i vincoli, ok? Quindi lavoreremo perché non ci siano. Laddove però per effetto del permanere di alcune norme non si riuscisse a trovare una soluzione, questi dovrebbero riguardare solamente i neoassunti, quindi coloro che sono stati, hanno preso il ruolo quest'anno, con Sì. contratti a tempo determinato e che dovranno fare tutta la nuova modalità di assunzione. Alcune migliaia di insegnanti, ricordiamo in particolare su sostegno prima fascia GPS, che praticamente di fatto hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato con appunto quello che poi stanno svolgendo, che potrebbe configurarsi, anzi è a tutti gli effetti un anno di prova con verifica finale, e quindi tra un anno si ritroveranno di ruolo, però a quel punto potrebbero, ecco, incappare, se così possiamo dire, nel vincolo, mentre coloro che sono state assunte ad esempio da concorso, non, cioè l'anno prossimo già potrebbero fare domanda di assegnazione provvisoria se Secondo noi motivata. sì. Questa Ecco, questa è la vostra posizione. è la nostra Bene, questa è la posizione, mia. chiaramente la dobbiamo discutere con l'amministrazione, vediamo, siamo, diciamo, manteniamo tutti serenità, vediamo come va. Certo. Chiaramente non è indifferente il cambio del governo, insomma. Sì, ecco, infatti su questo due cose volevo chiedere. Innanzitutto, come sindacati vi siete ricompattati dopo la vicenda dello scorso anno, quindi anche con la CISL, credo che ci sia comunione di intenti, no? Nel senso che quello che ci siamo detti. Noi, come ti dicevo prima, con l'intesa di maggio sulla mobilità annuale, già avevamo risottoscritto un'intesa tutti insieme. Stiamo lavorando insieme al rinnovo del contratto nazionale. Quindi, al di Insomma, là di valutazioni sulla certo. vicenda specifica, dopodiché, noi abbiamo la volontà tutti insieme di Anche risolvere il problema. perché, ragazzi, per fare una battuta, comunque la CISL, insomma, è andata anche incontro alle esigenze del personale, poi le modalità su quello possiamo discutere, però comunque, insomma, quell'accordo ha portato a casa alcune migliaia di assegnazioni provvisorie di utilizzazioni, che tutto sommato, insomma, è stato un servizio molto utile, o no? Io, guarda, ti invito anche a, se capita, a rivedere la cronaca. Noi non siamo mai intervenuti nel merito dell'accordo, perché sicuramente era una parte che anche a noi poteva interessare. Noi abbiamo sempre contestato che si è chiuso troppo velocemente. Io lo ricordo, da quando si è chiusa la trattativa, l'ordinanza è uscita un mese dopo. Noi Certo, potevamo avere un mese esisteva. dove si poteva discutere e migliorare ancora quell'accordo. Quindi Certo. noi Bene. abbiamo contestato che lì non ci sia stata l'apertura dell'amministrazione e soprattutto un precedente, che è quello della sottoscrizione di un'unica sigla sindacale di un accordo. Poi, nel merito, figuriamoci, questo l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, siamo insieme a lavorare nell'interesse dei lavoratori, quindi ci stiamo provando. Bene, bene. Bene, bene, grazie, grazie Alessandro Rapezzi, segretario nazionale FLC CGIL, alla prossima. Grazie, grazie a voi, a presto.